Ti ci metti anche tu adesso, guarda, provaci ancora, ti faccio all'ospedale, seduta a stante. No, non è possibile, non è possibile. Ti rendi conto? 14, 15 e 16, tutti di fila. Come si fa a vincere così? E intanto io spendo. Con tutti quei soldi mi sarei comprato una Ferrari testa rossa. Oh, Ferrari testa rossa, parti e vai piano, dai. Ma giuro che adesso smetto, eh. Sì, è una vita che te la sento dire. Sì, vabbè. Tu piuttosto quando è che ti vuoi cambiare quella macchina, dai? Come me la regali tu quei soldi della vincita? Allora facciamo prima di andare da Pino, eh. Mamma. Cos'è? Mamma. Oh, vai piano. Oh, si sono rotti i freni. Siamo senza freni, ci ammazziamo qua, eh. Cosa posso fare? Apri il cruscotto, aprilo. Qua? Sì, quello lì, aprilo. Ok. Ci sono il fangelo qua. Bravo, inizia a pregare allora. Ma vaffanculo, ma metti mi facevi finire un colpo. Ci caschi sempre però, eh. Vieni avanti. Desgraziato, se ti prendi ti rompo tutta la ossa. Sì, ma cosa è successo? Certo, basta dare un retto a Gigetto, ma la patente dove l'hai presa? È giusto. Nel corso delle montagne russe, perché hai qualche problema? Certo, dato che mi ha rotto tutto il motocarro facciamo il CID. E se non ve lo fa, dato la colpa non è la mia. Allora facciamo il RIP. E cosa significa questo RIP? Riposa in pace, capito mia? Va bene, vado a prendere questa assicurazione, così lo facciamo. Oh, porco cane, è scappato l'agnello. Ma è scappato il porco, il cane o l'agnello? Ci sei proprio spiritoso, va. Scopo, perché c'è qua più avanti, da me la mano a cercare. Va bene.
Signora, mi sono pecorella? Una pecorella. Sì, una pecorella. La prima volta che l'ho visto avevo 5 anni, ricorda? Ascolti questa storiella. Sì. Ero con i miei genitori. Signora, ho un po' di fretta, magari continuiamo domani. Era una bella storia. Eccolo Carlo, l'ho fatto. Meno male. Contadini! Ciao Gigi! Ciao signor sindaco! Come va? Buongiorno! E come mai non sei in compagnia di qualche pischella? A proposito, ne approfitto dal momento che non hai grossi impegni femminili, non è che ci do un passaggio in azienda che ho fatto di nuovo guasto? No, non posso, assolutamente, un impegno. Francesco deve andare da quelle parti, penso. Sì? Sì. Io ho un funerale, poi ho degli impegni comuni. Oh, ma il Gigetto che ci fa con te, eh? Io sono il suo nuovo aiutante. Sì, e cosa sei? Il nostro nuovo vice sindaco. Cosa fai? Non puoi dare una mano in giardino. Il mio compito, la nostra responsabilità. Sì, cosa fai, Gigetto? Abbiamo capito. Allora, abbiamo capito. Ciao ragazzi, mi raccomando, se vede Francesco, dirgli di passare qua. Senz'altro. Ciao, ci vediamo. Aspettate 2 secondi. Cosa prendo la casetta degli attrezzi, mi porto dietro il panino e andiamo. No, che schifo, ma tieni il panino nel motore della macchina. E cosa c'è di male? Il motore era caldo, questo panino era freddo, guardate com'è croccante, è buono. Ma che schifo. Ce lo dividiamo in tre, ragazzi. Magari no. Allora, la segnatia, devo attendere il motore. Questo panino è buonissimo. Pino, ti metto accanto. Buongiorno signor Gigi, come va? Tempaccio. Questo è poco vento, ciao piccola. Speriamo piova birra. Mi saluti sua moglie. Sì. Ciao. Ciao. Ciao, bellissimo. Io questi cagnolini li adoro. Davvero, sono dolcissimi. Sì, ma come mai questo qui ha solo un occhio? Guarda che l'hai preso al contrario. Oh già, è vero. Imbecille. Eppure, prima di sposarmi questa storiella funzionava. Gigi Gigi, perdi colpi. Ciao Gigi. Ciao. Ci metto un attimo, ha preso mia moglie, ma non l'ha niente. No, non è possibile. Posso giocare con la pecorella? Sì, Davide, però stai attento a non morda. Babbo, ma cosa stai dicendo? Questo è un cane poliziotto travestito da pecorella. Non dirlo a nessuno, è attento a non scherzare. Ma ti rendi conto? Sono stato assunto dal comune come ufficiale di stato civile. Però adesso sto facendo il custode del depuratore. Ma in pratica in cosa consiste il tuo lavoro? Ma guarda, non l'ho capito neanche io. E quindi in pratica cosa fai? Do una mano agli operai. Ma è a fare che? Nulla. Interessante. Spegni la radio. Uff, in questa casa non si può fare mai niente. È possibile che non capisci? Capire cosa? Col volume così alto non ci capiamo neanche se parliamo in stampatello. Ok? E niente radio, e niente stereo, e niente televisione. Ma qui cosa posso fare? Studiare. Uff. Ma amore, devi uscire di nuovo? Sono rimasta a piedi. In pratica hai ancora da fare e a me non ci pensi mai. È arrivata l'ora di cambiare con la macchina. Mi cambio la giacca che mi sono sporcata e se passa Andrea, l'agnello pesa 12 kg e fa 50 euro. Ma proprio ora devi andare? Avevo un certo programma, non sai, mi sento tutto un bruciore. Quella è la gastrite, te l'ho sempre detto. Ma sento come delle vampate. Allora, tranquilla, meno pausa, ciao. No, ma comunque se rimane in questo cielo, lo so. Grazie, però. L'importante è che non ci stanchiamo troppo, eh. No, aspetta.
Va bene. Andiamo ragazzi. Frigorifero, il deserto del Sahara. Ma cos'è che compri? Ignorante, ma non lo sai che al primo posto c'è la salute? Lo faccio per il nostro bene. Io se sto dietro a te la salute ce la rimetto. Il mio stomaco vuole cibo vero. E ora cosa fai? Esci? Io vado al supermercato, è una questione di vita o di morte. Ciao. Ciao. Mamma mia, devo fare la coda. No, stai bene anche con i capelli sciolti, Che sono già le 11:15. Mannaggia, è tardi. Si spiccia. È troppo lento. Mannaggia. Quello è il marito che ogni giorno le fa un mazzo di fiori. E lei? A forza di ricevere fiori, si fa il fioraio. No. Brava. Oh, ci sbrighiamo? La campagna elettorale la fai un'altra volta, dai. Grazie del consiglio, mi saluti tanto suo marito. Non c'è bisogno, tanto a quest'ora gli stanno fischiando le orecchie. Prudendo le corna. Altro che. Calma, signori, con calma. Una alla volta. È a posto, funziona. Finalmente si va a mangiare, dai. Ciao ragazzi, tutto a posto? Oh, sì, tutto a posto, ma tu che ci fai ancora in giro? Ciao Gigi. Sono andato a vedere una cosa. E cosa? Pare ci sia una tresca tra Federico e Bianca la cassiera. Poco fa vicino al fiume, dietro al vecchio mulino, mi è sembrato di vedere la sua macchina. Ma se era in officina con noi sino a poco fa, e poi che doveva andare in comune? Comune. Perché non andiamo a dare un'occhiata? Sì, andiamo a vedere. Dai. Ciao. Aio. Andiamo. Dai che andiamo, via. Che vi dicevo? Guarda come si muove la macchina, oh! Qualcuno è un po' agitato. Avrà una pressione alta. Guarda. Oh, aspetta poco, guarda ora. No! Sorpresa! Spero che non mi abbiano riconosciuta, gli stronzi! Coglioni! Scusi, mi disturbo, fermiamo giusto un minutino per farle vedere queste bellissime pentole, guardi, ottime pentole. Non mi sembra l'orario giusto questo, è ora di pranzo. Guardi, giusto un minuto. Sì, ma è ora di pranzo. 4 al 92, che riguardano gli episodi di estorsione subiti da Silvio Berlusconi. Minuto così, sì, non ma è ho che tutta la roba sul fuoco, abbia pazienza. Non è possibile adesso, no. Io non so. Allora facciamo così, magari
posso permettere, le lascio un biglietto da visita. Magari ci contatta lei con calma quando vuole. Che birichino questo bambino, eh. Guarda un po'. Va bene signora, allora noi andiamo via. Ci faccia sapere eventualmente. Va bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Oia. Signore, hanno ritrovato il mio skateboard. È vero, sì. Arrivederci signora. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Andiamo, vai. Complimenti! Vedo che adesso ti interessi anche a queste cose, eh? Bravo! Amore, guarda che sono un canale di cartoni animati! Sì, te lo do io! Non è vero, non sono un cartone animati! No, per cortesia, era bravo, guarda il televisore! E tu non hai ancora visto tutte quelle signorine che adorano i computer! Amore, per cortesia, guarda il televisore! Hai capito! Ma complimenti davvero! Sei un depravato! È come spogliare una bella donna, con calma, senza fretta. Vedo, senza menarla per le lunghe. Passo. Per me stai bluffando, vedo. Basta, ma vaffanculo. Tecnicamente parlando, questa è classe. Tecnicamente parlando, questo è culo. È una specie di gioco delle parti, dove tu praticamente devi modellare la tua personalità per conquistare il gusto delle donne. Il tutto per poterla conquistare. Sì, poi lei scopre che la stai prendendo per il culo e ti manda a cagare. No, non è così. Allora, sentitemi bene. Allora, supponiamo che tu hai appena conosciuto una donna e vuoi conquistare la sua attenzione. Se abbassi i pantaloni e le mostri i gioielli di famiglia. Ma dai, non delle cazzate. Almeno io per dirle mi sono dovuto ubriacare. Tu no. Guarda che a fare buffone non si guadagna nulla. Ma stai scherzando? Ma tu lo sai quanto guadagno oggi un onorevole? Dai, con Gigi Ubriaco non per reggerli certi discorsi, dai che rientriamo. Ciao, arrivederci. Ciao. Buonanotte. Una birra per il viaggio. E paga la birra. Vai Gigi. Grazie, segna. Ciao. Ciao, dobbiamo fare il segreto. Mi levo le scarpe, i pantaloni e mi infilo dritto nelle, così quella non si accorge di niente. E ti pareva? Sei un ubriacone, ma proprio un deficiente, mi dovevo sposare. Attenta a quello che dici, perché se no ti denuncio per bigamia. Non puoi essere sposata con me e con quel deficiente. Quanto hai bevuto, eh? Ho bevuto un bicchierone di latte e cognac. Ha un bel raffreddore, ma solo che quel barista non ha finito il latte e ho dovuto bere il cognac. Ma la colpa è di quel deficiente, di un barista che non fa bene il suo lavoro. Sì, certo. Vieni avanti, deficiente. Attenta a quello che dici e rispetto. Qui i pantaloni li porto io. E quali pantaloni? Ah, già. Questi. Va.
dice. Bellissime. Ragazzi, rilassatevi due minuti che vado a prendere i giornali, scusatemi. Buongiorno nonnino. Forza ragazzi in macchina. Carissimo, mi permette che le do un biglietto da visita dell'apertura del nuovo locale? Se ci viene a trovare le ragazze saranno felicissime di vederla. Vi auguro una buona giornata, grazie, arrivederla. Arrivederla ancora di nuovo, l'aspettiamo, grazie. Cosa ci farei io a quelle? Ma cosa ci vorresti fare? Se ti sei dimenticato come si fa? Ma adesso c'ho questo. Ma è una scatola di Viagra. No, il non è per la memoria. Sì, adesso con Viagra ti si allunga la memoria. Ma vai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Per cortesia, un bitter e dei gin lemon per le ragazze, molto gentile, grazie. Ma cosa intende con questo gin lemon? Ghiaccio, due dita di gin e spremuta di limone. Ok, lo preparo subito. Ecco ragazze, i vostri gin lemon sono pronti. Ragazzi, su, lasciate in pace il signore, vi prego, gentile. Si è fatto male? No, grazie. Ah, perfetto. Io vi voglio presentare, ne approfitto, sono Chicco, praticamente il proprietario dell'American Bar. Queste ragazze sono le ragazze che allieteranno le nostre serate. Piacere. Salve, ciao. Senta, approfitto di questa circostanza infausta per lei. Io sto cercando un appartamento, un trivano, un divano. Un qualcosa da poter affittare, lei conoscerebbe qualcheduno per caso? Beh, in effetti ci sarebbe un appartamento di proprietà di ma è qui, cugino. Ce l'abbiamo qui in paese? Sì, esatto. Benissimo. Se volete vi accompagno. Magari sarebbe una buona idea. Senta, questo pomeriggio intorno alle 16:30 per lei potrebbe andare bene? Va benissimo, perfetto. Le va bene? Perfetto. Perfetto, allora ci vedremo questa sera alle 16:30. Va benissimo. Barman, per cortesia allora, oltre al mio conto mettiamo il conto anche di questo signore qua che è stato gentilissimo. Grazie. Che facce simpatiche. Approfitto anche di offrire da bere a questi signori qua perché mi sembrano veramente... Mi permettete? Vi voglio dare un biglietto da visita del locale che apriamo in questi giorni. Mi raccomando, io sono Chicco, verremo avanti. Grazie. Molto molto gentile, però è anche lei sarebbe una più bella della vita. Ciao ragazzi, ciao bella, ciao bella. A lei. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Gianna. Ciao Gigetto, dimmi tutto. Allora, siccome che in paese hanno aperto un nuovo locale, mi servirebbero due scatole di Viagra. Due? Vai a vedere un po', Gigetto. Praticamente vuoi fare sfaccelli. È probabile. Viagra. Viagra, Viagra. Eccolo qua. In arrivo il Viagra. Vai Gigetto. Mille grazie! Signor Chicco, questo è il contratto. La ringrazio, signorando un attimino solo, come d'accordo, sono due mesi anticipati e naturalmente mobili e stoviglie sono a mio carico. Attenda solo un attimo che firmo.
Perfetto, questo è il suo contratto firmato, grazie. La ringrazio. Queste sono le sue coppie. Le chiavi. Queste sono le chiavi. Bellissimo, è stato gentilissimo. La ringrazio. Buona giornata di nuovo, alla prossima di nuovo. Ciao Bruno, ciao. Grazie. Ciao, di niente. Ciao ragazzi. Bruno. Ma veramente non so come ringraziarti. Ma dimmi, possiamo darci del tu? Ma certamente. Ma dimmi, di che cosa ti occupi tu? In questo momento sono disoccupato. Addirittura. Ma ho visto che ti intendi di cocktail, di bevande. Ma senti, ma facevi per caso il barman? No, sono un ex alcolizzato. Ma non dirmi, dai, ti prego. Senti, noi abbiamo un locale. Cosa le diresti di venire a lavorare come noi da no, barman? Guarda, io veramente non... Ma sì, ma dai, ti prego, no, dai, no, dai, no, dai no, Bruno, vale. Sei... Ragazze, ragazze, vi presento Bruno, il nostro nuovo... Ora il barbiere dice che con 30 euro tu passi 20 minuti in compagnia delle ragazze. E che cosa ti fanno fare? Ti fanno palpare le cosce, toccare per le tette. Per 30 euro? Sì. Ma che cosa avete capito? Non è mica un bordello quello. Ci sono delle ragazze che servono i tavoli, fanno un po' di spettacolo, ballano. Ah, e quindi sono delle cameriere escort? Io ce l'avevo una escort, perfetta, fantastica. Interessante. Ascolta, e poi come è andata a finire? E niente, ci sono stati gli incentivi per la rottamazione e l'ho venduta. Ma va, che ti sto pure a sentire. Ma comunque, io questa cosa qua la voglio provare, giusto così, per curiosità. Sì, per curiosità. La verità è che voi non vedete l'ora di andare lì per odorare selvaggina nuova. Ma non avete però... il coraggio e non sapete neanche come fare. Come fare? Perché tu lo sai come fare? Certo, con una commedia teatrale. E cosa c'entra adesso il teatro? Oh, è più lucido Gigi da ubriaco che te da sobrio. Il teatro è la scusa per dire alle nostre mogli che dobbiamo andare a fare le prove, così usciamo da casa. Ascolta, ma un nome a questa commedia glielo dovrai dare, sennò quando rientriamo a casa le nostre mogli cosa le dobbiamo dire? Vero, però bisogna trovare un nome. E 5 R. Bene. Bene, non è male. Perché? Ce l'hai presente quei 3 R? Guarda che quelli che regalavano la birra a Natale, re magici. I re magici e portavano la birra. Quelli erano 3. E noi siamo 1, 2, 3, 4 e 5. I 5 re. Buono. No. Bravo. Bravo. Ok. Ti sei come? Perché l'hai detto tu? Perché l'hai trovato tu la soluzione? È tu che l'hai trovato. Dovresti lavorare tu? Guarda, è giusto per guadagnare qualche soldo facendo il barbo. Sicuro? Non è che poi mentre sei lì finisci l'utile al dilettevole? Guarda, se non vuoi telefono subito e glielo dico. No, va bene. Qualche soldino in più potrebbe farci conto. L'importante però, caro, è che tu vada lì per lavorare e non per divertirti. Perché altrimenti lo sai che ti faccio divertire io. Ma stai tranquilla, vado solo per lavorare. Vai solo per lavorare. Vediamo se vai solo per lavorare. Vedremo. Bene ragazze, oggi è il grande giorno. Questa sera si inaugura il locale. Quindi gambe in spalla e diamoci da fare. Ricordatevi che la pubblicità è l'anima del commercio. Permesso! Avanti! Salve! Possiamo lasciarle qui davanti, no? Stiamo prendendo un locale, se vuole venire a trovarci. Parliamo noi. Se vuole portare anche qualche suo amico, noi siamo qui. Non mancherò. Ok, allora aspettiamo. Grazie. Arrivederci.
capisci che tuo marito lavori con quelle galline? No. Ti dirò, da prima non volevo. Poi mi sono resa conto che avevo la sera libera. Ah. E allora le voci che si dicono un paese su di te il sindaco sono vere. Sai, lui mi fa toccare il cielo con un dito. E anche qualcos'altro. Lui è diverso, lui... All'inizio, ma poi guarda, gli uomini sono tutti uguali. Sai cosa ti dico? Goditela finché puoi, cara mia. E poi, ognuno per sé e Dio per tutti. Buongiorno. Buongiorno. Tiget, non dirmi che ti servono tre scatole di Viagra. No, venga, do tu. Dimmi tutto. Cosa è successo? Mi servirebbe una scatola per le mani, le pomate per le mani. Come mai? Il nuovo locale era chiuso e mi sono dovuto arrangiare. Ma oggi Getta, alla tua età queste cose... Non lo so, aspetta che te la prendo. No, però mi piace più questo. La parola no. Mi piace più questo. No, ma il logo? Non mi piace. Sono sexy. Bello. Lina, quanto costa? Questa viene 85 euro. Questa è di molto bella. Grande, che ne pensi? Che cosa? Così mi piace. Ma sì, è carino. Stai benissimo. Sì. Stai benissimo. Dottore, mi dà una scatola di aspirine? Certo, signora. Ecco lei. Questa è l'aspirina. Arrivederci, signora. Grazie. Ma, dottore, io le ho chiesto una scatola di aspirine. Lei mi ha dato preservativi. Faccia vedere, signora. Ecco qua le aspirine. Questa è l'aspirina. Grazie. I preservativi sono in omaggio. Ma io che cosa ne faccio? Che ho pam pam. Signora, non si preoccupi, la speranza è l'ultima a morire. Vabbè, grazie. Eccomi ragazze, ditemi tutto. Salve. Salve. Gigetto, vai dalle colleghe, ho da fare. Informazione. Cioè, questo c'è anche fidanzato. Sì, questo c'è da litro e questo costa 2,90 euro. Buongiorno, prego. Dottoressa, siccome che ho preso delle pillole di Viagra che mi sono rimaste, e mi è cresciuto un affare mostruoso che non mi posso abbottonare neanche i pantaloni. Cosa mi può dare per questo? 800 euro al mese più vitto alloggio ti basterebbero. Sono belle ragazzi, ma io non guardo quelle cose perché sono sposato, penso solo lì. Sono lì per lavorare. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi dispiace se prego. È il volantino dell'inaugurazione del locale di questa sera. Anche a voi, molto gentile. Prego. Bruno carissimo, come va? Tutto bene? Grazie. Sei pronto per questa sera? Benissimo, ragazzi, mi dispiace se mi accomodo un secondo.
Okay. Allora Bruno, cosa mi racconti? Beh, stavo appunto parlando ai miei amici di questo nuovo lavoro. Ah, a proposito di questo, dell'assunzione di Bruno, gradirei che questa sera foste i nostri ospiti nel locale. È chiaro che le bevande saranno gratuite, ragazzi, ok? Cioè ci sarà da bere gratis. L'ho appena detto, bere gratis per tutti voi ragazzi, e voilà! Quindi ci saranno anche le ragazze. Le ragazze sono l'essenza del locale. Che tipo sono? Allora, a proposito di questo, vorrei un attimino chiarire una cosa. Sono ragazze di buona famiglia, brave ragazze. Fanno questo lavoro per arrotondare, per mantenersi all'università. Quindi vi pregherei di tenere dei toni moderati. E le minigonne? Cioè il solito provinciale bacchettone, cioè insomma queste sono ragazze moderne, hanno un rapporto con il corpo diverso, no? Se alcuni di voi fosse andati in continente o all'estero vi sareste resi conto che non sono loro avanti, siamo noi che siamo indietro, siamo noi che siamo retrogradi, ragazzi, lo capite? Io tra avanti e indietro non è che ci ho capito niente, ma una cosa è sicura, se c'è da bere gratis noi ci siamo. Ha ragione. Benissimo, assolato. Allora confermato, signori e signori, vi aspetto questa sera e vi ringrazio. Bruno, questa sera, grazie ancora di nuovo, buona serata a tutti. Arrivederci, arrivederci. Insomma, racconta un po' com'è la questione di stasera? Ma ti dirò, ho accettato un po' per vanità, un po' per curiosità. Non ho mai recitato, eh. Lo so. Però questo regista dice che ho delle notevoli potenzialità. Devo dirti che mi incuriosisce un po', vederti nei panni dell'attore. E come si intitolerebbe questa commedia? I Cinque Re. Questa sera ci danno i suoni e il copione. Sicuramente, oddio, sarà lungo e faticoso. Però sono sicuro che riusciamo a toglierci tante soddisfazioni. Sopra sognato essere la moglie di un attore. Ah, mi raccomando, se ti dovessero far recitare in calzamaglia non dimenticate di portare l'ovatta, Ma scusa, che c'entra l'ovatta? Come che c'entra l'ovatta? E infili dentro le mutande così non si capisce che lì, ecco. Dai. Sei un po' scarsino, dai. No, amore. Avevi pazienza, ma tu lo sai benissimo che io a letto sono una bomba. Sì, però... peccato che è la miccia corta. Che senso hanno senza rumore di questo pieno. Allora da Palermo, come dicevamo, andiamo a Milano, dai. Ciao a dopo. Ciao. Ciao. Ciao.
Albino è già andato, dice che ci aspetta direttamente là. Gli altri stanno arrivando. Sto pisciando addosso io, Oh. Pisciami addosso, magari. Che cacchio ci fate miseria. Qua dietro un cespuglio? Abbiamo lasciato le macchine qua. Ah, furbi, eh? E tu che cosa ci fai vestito da Babbo Natale? Senti la storia. Una genialata. Immagino. Ho detto a mia moglie che facevamo una recita di Natale. Così, fino a dicembre, ho la scusa del teatro. E mica è male questa cosa qua, eh? Sì, sì. Comunque, bella camicia. Sistema tutto proprio bene. In effetti fa un po' schifo. Va bene. Comunque, dai. Giù. Quando arriviamo davanti al locale, non lasciamo le macchine parcheggiate davanti, così non se ne accorge nessuno, ok? Ok. Buonasera. Dove andate? Dentro. Quanti siete? Qua. Siete tranquilli, puliti? Sì. A posto. Con 5 euro. Come 5 euro? Ho detto che era gratis. 5 euro. Ma chi qua ha detto? Ascolti. Ce li ha. Paga lui. Uguale. Per me va bene. Ce li ho aggiungi. Io pago anche per lui. Prego. Grazie. Davvero, prego, così grazie ragazze. Allora, io vi consiglierei di accomodarvi e godervi lo spettacolo, su da bravi. 5 minuti perché tanto non lo fanno. Benissimo, anche 5 minuti, ricordate che vi accomodiamo, prego. Addirittura una delle ragazze ha fatto lo spogliarello, è restata completamente nuda. Certo, se era uno spogliarello deve per forza rimanere nuda. Ma stai zitto, lascialo parlare, ma almeno buona. Buona? Dirle buona è come offenderla. Cosa mi sono perso? Un'ora per prendere la pensione e pagare queste bollette, guarda. E comunque benedetti i soldi che ho speso. Mi sono mangiato mezza pensione. Oh, ma ne è valsa la pena, eh? Ad un certo punto tre ragazze si sono spogliate completamente nude. Certe cinne sode. I pinne.
cosa c'entrano le pinne? Le pinne! Ma non ti accorgi che sei diventato completamente sordo? Io ci sento benissimo. Sei tu che hai un difetto di pronuncia. Comprati un apparecchio. No, preferisco viaggiare in treno. In aereo ci soffro. Buonanotte! Buonanotte! Una cosa non capisco. Esci fuori, esci fuori! Cosa è successo? E un giorno te la farò pagare quando diventerò un signore. Vergogna! Vai, vai, va a suonare le campane, vai! Mi scusi signora, venga, venga che la confesso. La popolazione! Il locale qui vicino è la popolazione. Ma bisognerebbe denunciare. Un luogo di perdizione, non era possibile, no, non è possibile, un luogo è possibile. No, tutto questo in chiesa. E credetemi, lo so da fonti sicure. A un certo punto 10 di queste donnacce si sono spogliate nude. No, ma guardate mio fratello, dove si è andato a cacciare? Con che gente si è andato? Credetemi. Debbano succedere queste cose, se non è una cosa. Un luogo di perdizione. Non è possibile. Buongiorno. Buongiorno. Padre, pare che a un certo punto sono uscite sul palcoscenico 20 donne tutte nude ed hanno fatto un'orgia pazzesca. Non posso permettere che nella mia parrocchia succedano questi fatti incresciosi. A quanto pare hanno anche fatto dei riti satanici. Beh, questo proprio non me la bevo, oltretutto me ne sarei accorto. Come hai detto padre? No, no, bisogna subito agire con vigore e far chiudere questo posto di perdizione. Io ti benedisco in nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Amo. Buonasera. Comunque ieri è stata una serata memorabile. Che serata? Che serata? Dove eri ieri, eh? Perché non sei venuto all'occhiale? Perché io ieri avevo ben altri impegni. E poi uno come me che di donne ne ha avuto più di 600. Tutte pagate, eh? Guarda che le donne quando sono con me urlano. Forse se gli spezzi un braccino. Tutte invidia la vostra. Ragazzi, io vado, ci vediamo stasera allora. Ciao. A proposito, questa sera, serata a tema con balli latino. Americani! Stasera ci sono anch'io. Dimmi, dobbiamo pagarti l'ingresso. Se permetti, posso pagare il biglietto per tutti qui. Ah, ok, bene, allora, visto che hai tanti soldi, ragazzi, stasera tutti davanti al locale alle 9 in punto. Okay? Appuntamento alle 9. Allora, c'è da fila. Siete meravigliosi, sei splendida, bravissima. Ragazze, distribuiamo questi volantini. Questa sera avremo il pienone. Guardate, questo paese è bellissimo. Sì, rimarremo molto. I lavori nel nuovo locale in città procedono. Questa consideratela una vacanza. Ora di corso, su a distribuire i volantini. Siamo in chiesa locale qua. Sì, che bella.
Quando ti ho vista ieri sono rimasto fulminato, come se avessi ricevuto la scossa elettrica. Ma da 380 però, eh. Anch'io ho avuto la stessa sensazione. Senti, ma forse può sembrare che stia correndo troppo, ma credi che tra noi... Lo spero. Questo tipo di vita non è quella che desideravo. Inoltre mia madre è brasiliana, ma io sono nata in Italia, per cui non penso a sposarmi solo per la cittadinanza italiana. Sposarmi? Io non l'avevo neanche pensato, eh. Sicuro? Dici sul serio? Vabbè, in effetti diciamo che ci avevo pensato. Un giorno passato insieme a te vale la vita intera. Scusa, squilla un telefono. Sì, chi è? Sì, va bene, arrivo. Era il geometra, bisogna scaricare una betoniera di cemento giù in cantiere. Dai, devo andare per forza. Posso venire anch'io? Mi sto laureando in architettura, mi piacerebbe visitare il tuo cantiere. Un architetto in paese servirebbe. Cioè, per trovarne uno bisogna scendere fino a Cagliari. No, davvero. È lontanuccio da qua, dai, andiamo, va. La camminata, il zio dei tedeschi che va. Cos'è tutta questa confusione? Sono i soliti quattro bigotti che protestano. Oh ragazzi, entriamo che io ho fame. Sembra. Sì, andiamo. Uè, Fisio, dai che entriamo che se non si fa tardi. Veramente non sono solo. È inutile che lo sentiamo. Cioè, con tutte le donne che ci sono, proprio con questa vecchia Befana doveva venire, Fisio. Veramente, è mia moglie. Ah sì, complimenti alla signora. Veramente io non volevo... Questi sono i tuoi amici. Andiamo. Mi guarda più in faccia. Ecco, come potete vedere, alcune persone incuranti delle proteste messe in atto dai cittadini di questa comunità continuano sfacciatamente ad entrare in questo locale. Via, le donate. Non ci posso credere. Oh, ma sempre figure del cavolo fai. Poi c'è chi collezza la figurina e io collezzo figure di merda, ok? Non ci posso credere. Meno male che aveva del lavoro da fare al comune. Me la faccio pagare io, ma che non ce li vediamo. Perché si crede così tanto furbo. Andiamo dal sindaco, se non basta il sindaco andiamo anche alla regione. Se non basta la regione, a Roma arriviamo questa volta. Non ci fermiamo qua. Oh, ragazzi, bisognerebbe mettere dei cani da guardia per tenere lontani i rompicoglioni dai locali. Ottima idea, ma poi tu come entri? su, dai che entriamo. Dai. Top! Dove andate? Bene. Quanti siete? Solo. Tranquilli, tutto a posto. 5 euro. Prego. Grazie. Bruno, birra a pressione, che oggi faccio sfaccieli. Beh, che te ne pare? Ma sinceramente ho visto di meglio. Dai! Hai visto le ragazze, dai! Sì, carino. Oh ragazzi, ma quando si mangia qua, eh? Da poco. Signori e signori, buonasera e benvenuti a Gran Peroni Club! Ricordatevi che questa sera è l'imperativo divertirsi!
perché il prezzo delle bevande non è incluso nel biglietto. Non fate come sta facendo Gigi al banco, si sta scolando bottiglie a nastro. Allora, come d'accordo, divertimento, musica, tutti in pista! All'università e mi mantengo in questo locale. Medicina? Sì, diventerò una dottoressa. Vi aspetto nel mio futuro. Certo, io sono il primo cliente. Lei? No, ragazzi, se voi non siete normali. Tu non sei normale, ma non hai vista la minigonna di quella? Ragazzi, sembra una cravatta, da quanto è corta quella minigonna. Sì, ma sembra che non abbiate mai visto una donna in vita vostra. E poi a lanciare le forchette per terra per guardare il sotto la gonna, dai. Oh, ragazzi, io ho un'idea. Invece che una di forchetta, facciamo una cosa. Le buttiamo tutte, così rimaniamo più tempo a spiegare. Ragazzi, un po' di contegno, che diamo? Vabbè, dai, ma che c'è di male? No, ragazzi, non siete dei bambini. E poi, visto che siete in compagnia del sindaco, ci terrei a non fare una brutta figura. Va bene? Va bene. Anzi, scusi, signorina? Sì, dica. Ma proprio quella gonna doveva indossare oggi. Perché? Cosa che non va? È talmente corta che se tossisce si vedono le mutande. Ma guardi che io non porto le mutandine. Allora, la finiamo. Ti piace la salsa? Sì, con le spaghetti. Vieni, vieni qua, vieni. Soltanto il sindaco del paese, ma insomma, se voi pensate di fare carriera con questi mezzucci, scordatevelo, state sbagliando tutto. Ma scusa, in che senso? Come che senso? Perché ancora non l'avete capito, noi politici, pur di farsi pubblicità, si fanno affiancare da trans, si fanno affiancare da escort, ma insomma, dai, prendete Berlusconi, è andato a una festa, quel povero diavolo, gli hanno messo a fianco due puttanoni, e che cosa è successo? Che è diventato l'uomo più invidiato del paese. Allora, finiamola con questi mezzucci, andate a lavorare che io vado in cucina. Forza, da bravo, su ragazze. Che delusione, ma vabbè. Mi raccomando con i piatti, bravi. Memorabile quella di ieri, non ci siamo mai divertiti così. Oh ragazzi, per video, la ragazza ieri sera non ha brocchi che per voi. È vero, è vero. Oh Gigi, ieri eri l'anima della serata. Ma sarò talmente ubriaco che non so neanche cosa è successo. Ma perché, cosa ho fatto? Prima o dopo che me l'ha vissuta con le mutande? Non eri molto freddo. Vanni, avanti, non mi interessa sapere cosa è successo. Dammi una tappina. Gigi,
mettimi una firma che ce l'ha raccomandata per te. Ma tu cosa ci fai? Ma non dovresti essere in giro a dare la posta? Sì, ho già finito, ma ho visto che tutti passate per il bar, mi siedo qua e vi ascolto. Certo che la benzina che ti dura abbastanza. E così tu ieri avevi una riunione al comune? Sì, certamente. E che ci facevi in quel locale? Non negare, ti ho visto un tifo. Non posso negartelo, sono stati alcuni amici a insistere talmente tanto, non potevo dirgli no. Avrete stato troppi sospetti. Questa volta ti perdono. Però quei 5 debosciati meritano una lezione. Penso che avviserò le loro mogliettine. Ci vediamo al film di pomeriggio? Come faccio a dirti di no? Adesso scappo, inizia il tuo. Pino, sì, c'è un problema. Bianca minaccia di raccontare tutto di ieri sera. Dai, vengo in officina e ti spiego meglio, avvisa gli altri. Qua se si viene a sapere che ieri sera ero con voi, addio alle prossime lezioni. Ok, a dopo, ciao ciao. Con questa microcamera che ho montato nel sedile posteriore possiamo riprendere tutto il vostro rapporto e con la registrazione possiamo ricattare Bianca, così non spifferà nulla. Speriamo, perché se si venisse a sapere qualcosa in giro perderei tutti i voti della parrocchia. Ma tu figurati se lo vengono a sapere le nostre mogli, che sono convinte che siamo al teatro a recitare la parte, dai. Oh, ma Giorgio dov'è? No, è tutta l'ora che sto cercando di chiamare al telefono spento. Qui gatta cicogna. Cova. Chi? Gatta. Quale gatta? Gatta ci cova. Ah, perché la gatta cova ma non cogna. Vieni, sediamoci qua. Bella casa, spero di averne una anche io un giorno così. Lo sai, l'appartamento al primo piano è mio. Mi è sempre piaciuto ballare, ma non ho studiato per questo. E allora, vieni a vivere con me. Ma con Chicco, come faccio? Chicco vuole che al più presto ci trasferiamo in città. Tu cosa ne pensi? Voglio restare con te. Signorina, ecco qua Morena, visto? Ti avevo ragione. E tu, Morena, come hai fatto a tradirmi in questo modo? Ma io qua? Lo amo. Cosa vuol dire io lo amo? Io avevo puntato tutto su di te, capito? Dai palcoscenici di provincia io pensavo di portarti palcoscenici internazionali. Non me ne frega Crazy niente. Horse, Moulin Rouge. Ah, non te ne frega niente, perfetto. Allora sappi e faglielo sapere a questo bel imbusto che tu hai firmato un contratto di 2 anni con me al locale, quindi per cortesia onora il contratto, andiamo a lavorare. No, non no. Mi interessa, no, tutto io no. Porto. E porta no, no. Al lavoro. Su, andiamo, quella non fa per te. Scommetto che non sa nemmeno cucinare. Ah, invece tu sì, eh? Guarda come son ridotto. Che c'entra io? Sono tua sorella, non ci dobbiamo mica sposare. Ci mancherebbe.
Ora zitti che comincia, guardate, guardate. Guarda il sindaco. Nudo, 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 nudo. Ah, però, è bravo Federico. Oh, ragazzi, buoni, buoni, adesso arriva il piccante. Guardate Bianca come si leva il reggiseno. Oh, mamma. Guardate che teste, sì. Non si direbbe a vederlo così, eh. Ragazzi, scusa, ma non sapevo che tu fossi qui. Guarda, possiamo spiegarti tutto. E cosa c'è da spiegare? Più chiaro di così. Bruno, ci dispiace che tu l'abbia scoperto nel modo peggiore, sinceramente. Ma esiste un modo migliore? Mia moglie mi tradisce. E a pensare che per lei ho fatto di tutto. Per non perderlo ho smesso di bere, di fumare. Ogni giorno le mandavo dei fiori. Anche quando ero senza lavoro e non avevo i soldi, andavo nei campi a raccoglierli. Dai, Bruno! Oh, speriamo non faccia fesserie. Speriamo che non faccia. Ma che mi dispiace davvero. Guardate, non puoi fare. Vai, sindaco! Chico, confermo un attimo, ti devo dire una cosa. Cosa c'è? Non è spirito, non si trova. Questo lo so, io la sto cercando da 3 ore e non mi risponde. Non agitarti, lo che so, stai stasera, male. Stasera abbiamo la serata. Non preoccupare che ho la soluzione. In che senso? Mi è venuta un'idea. Che idea? Te la dico? Certo che me la devi dire. Secondo me? Ma sei sicura? Sì, guarda, facciamo così. Ma davvero, Franci? Sì, guarda. Franci, scommettiamo? Bravissima, no, mi fido di te, cosa scommetto, per perdere. Andiamo, bravissima, sei stata bravissima, ti ringrazio tanto. Figurati. Vai. Cos'è successo? No, ho visto il figlio. Ma sei sicura? Sì, che sono ma sicuro. Sei sicura che sono lei? Sicuro, è lei. Ma come puoi dire? Ma sicura? È lei. Vabbè, no. Io vado a prendermi qualcosa da mangiare qua, ma lo spettacolo sta andando iniziando, vero? Toppino, portami una birra. Magnifico, ora ci penso io. Amici carissimi, buonasera e benvenuti! Scusate il ritardo, ma ne varrà sicuramente la pena. Quindi, lo spogliarello previsto non ci sarà. Avremo una sorpresa grandiosa questa sera. Calma ragazzi, calma. Questa sera al Peroni Club, anziché lo spogliarello, ci saranno 3 danzatrici del ventre. La loro prima esibizione sarà la loro prima esibizione. Quindi mi raccomando, fate un applauso alle 3 danzatrici. Thank you.
queste sembra di conoscerle. Aspetta, in effetti un'area familiare ce l'hanno. Beh, no, sono del paese, poveri mariti. Brave! Neanche per scherzo. E allora che ci fai con il letto? Mi sono messa a letto perché oggi ho un terribile mal di testa. Scommetto che l'hai nascosto nell'armadio, eh. Ma cosa dici nell'armadio? Non c'è niente nell'armadio. Sì. Federico, Bruno, non farti ingannare dall'apparenza, stai calmo, posso spiegarti tutto. Federico, io non ce l'ho con te, ma con lei. Mi dispiace, fai quello che vuoi, ma tra noi è nata una storia d'amore. Calma e gesso, non usciamo fuori dal seminato. È stato bello sino a quando è durato, ma ora, cara mia, io tolgo il disturbo. Bruno, perdonami. Ti prego, non è come pensi. È stata la foga del momento. Ti prometto che farò qualsiasi cosa tu voglia. Anzi, dimmi qual è il tuo desiderio più grande e io... Che tu faccia le valigie! Qualcosa che non va. Nuda davanti a ma tutti lì. Ma non dire cavolate, tu vuoi dirmi balle? Io qua non sono mai venuto. Non sono mai venuto. È tutto mai venuto. Ma non è hai fatto una bella figura. Non è possibile. Hai anche una ragione. Guarda che io non sono mai venuto. Sono loro che mi hanno portato. Io non sono. Okay. Giorgio e Morena sono scomparsi, non li Luisa, trovo. Calmati. O temo che facciano qualche pazzia. Come qualche pazzia? Paura. Cosa possiamo fare? Stiamo calmi, organizziamoci, andiamo sì. A cercarli. Bene. Allora, Chico con le mogli andate al centro del paese. Perfetto. Noi ragazzi andiamo in periferia a cercarli. Benissimo. Ragazzi, per non sbagliare, il punto di ritrovo a casa di Giorgio. Benissimo, andiamo a cambiarci, andiamo a cambiarci, andiamo, ragazzi. Eccoli là, e noi che eravamo preoccupati. Morena, Giorgio? Dice noi? Oh, scusate, vi avevo scambiato per dei miei amici, non avevo visto che eravate due fro. Che cosa hai detto? E, forse mi sono espresso male. No, in pratica volevo dire due. No, a volte non mi vengono bene le parole. Tram, due tram. Ti prendi pure in giro adesso? Calma! Ma facciamo vedere! Calma! Che
puoi vedere che questi sono appartati belli belli in una di queste macchine e noi che stavamo lì a preoccuparci per loro. Ti aspetto. Stiamo calmi, c'è un equivoco, non è come pensi tu. No, qui l'unico equivoco sei tu. Oh ragazzi, prendiamolo e diamogli una lezione. Non è come pensate voi? Cos'è? Ragazzi, calma. Che cosa? Io cercavo cos'è un'altra persona. Non è come pensate voi, c'è un equivoco. Ma state controllando nella mamma, E con calma. È quello. Porca miseria. Ma è proprio lui. Cavolo, quello è Batman. È una vita che sogno questo momento. Mi è stato sempre antipatico questo Batman. Ma finalmente adesso potrò sconfiggerlo. Fai vedere un po' questo Batman. Oh mio Dio. Oh, porca miseria, ma questa è una suora. Oh, lasciala stare, assassino, disgraziato, delinquente, lasciala stare. Delinquente. Oh, vai là. Assassino. Oh, ma siete qua? Guarda dietro. Corri, corri. Li abbiamo seminati. Ma chi ha preso la macchina? Ma io non lo so, ma io Francesco no. Sono arrivato. Bene, allora ragazzi. Meno male che li abbiamo seminati. E Giorgio e Morena, dove sono? Li avete trovati? Non ti dico cosa ci è capitato, guarda. Ma dai, vi offro qualcosa da bere. Grazie. Sì, grazie. Hai lasciato la TV dei suoi accesa? Ah no, non la guardo mai, figurati. Ma proviene dalla camera di Giorgio. Oddio, I ladri. Ragazzi, se ci sono i ladri bisogna armarsi. Forza, veloci. Armiamoci, forza. Io ho preso il coltello. Bravissima. Amore, quello è il coltello del burro. Non vorrei mica spalmare il ladro. Su ragazzi, così, su. Procedete. Compatti, ricordatevi che l'unione fa la forza. Voi andate avanti che io vi copro le spalle. Dai, da bravi, su. Così. Tiralo su quel forchetto, perché ogni volta me lo pianti nel culo. Tu cosa ci fai con questa Coca-Cola in mano? Oh, io questo ho trovato. Ah, vuoi distruggere il ladro con il rotto? Che ne so? Ma è
letto fa scappare i ladri. Permesso, permesso, permesso. Che questi non sono ladri. Che meraviglia. Aspetta, dai, andiamo, lasciamo questa sera. Prima o poi si aggiustano e spesso rendono il corso più favorevole. Bruno si è trasferito in città a fare il barman nel nuovo locale di Chico. Pare sia nata una storia tra lui e una delle ragazze. Bianca continua a lavorare al supermercato e ha trovato un nuovo corteggiatore. I ragazzi sono stati perdonati dalle loro mogli e Federico vinse agevolmente anche le elezioni. È veramente una cosa buona e giusta. È dovere di ringraziare tutti coloro che oggi è venuto e ci ha ospitato in questo locale. Cari amici, ringrazio il popolo che mi ha eletto come nuovo sindaco di questo grande paese. E siamo effettivamente fieri di far parte di questa grande famiglia. Come tutti, eguale uguaglianza del popolo. Viva l'Italia, viva Senosì! A Giorgio e Morena. In quanto a me, sono stato risparmiato, anzi, da grande diventerò un maschio da riproduzione.